Buongiorno, ciao amiche mie. Allora, oggi se famo un vlog, che dite? Vabbè, non fate caso alla mia faccia, sono struccata, sto rincoglionita. Mi sono svegliata poco tempo fa, ma non sto dormendo in queste notti, non so perché mi sveglio ogni 5 minuti, ma proprio d'orologio. E quindi sto rincoglionita, ho messo la crema stamattina, ma proprio per far vedere che ho una faccia decente, ma guarda, sembra un cadavere. Mamma mia. Comunque, come state? Allora, stamattina mi sono svegliata così, mi gira così, vi voglio fare un vlog. E quindi magari se voi fate compagnia a me, io faccio compagnia a voi, facciamo così e basta, ma che sto dicendo? Comunque, niente, sono state delle giornate veramente, allora, sul piano emotivo molto intense, perché per me che sono una che veramente, poi uno può dire perché fai sempre video nel cesso, perché appena mi sveglio la prima cosa che penso è lui, il vate. Comunque, detto ciò, no, Rosa, un poco di senso morale. Comunque, stavo a D. Stava a dire. Insomma, sono state delle giornate molto intense sul piano emotivo, però molto felici, devo dire, e quindi poi piano piano vi faccio sapere, però lo sapete che io vi lascio un po' perché non lo so manco io quello che succederà e quindi voglio evitare di dire cose che poi boh. E quindi niente, che cosa vi volevo dire che niente, poi andiamo a fare colazione insieme. Io sto con questa crema in mano. Questa è la 8 Hour Cream. Allora, io mo non so come farvela vedere in maniera decente perché eccola qua. 8 Hour Cream. Allora, io questa mo me la stavo mettendo un pochettino sulle labbra, ma si sta quasi per finire, quindi io mi vorrei mettere un pochino a piangere. Tempo fa presi una confezione di queste creme, c'era la piccolina, questa grande e poi c'era il pottino per le labbra. Quello per le labbra, appositamente per le labbra, è buono, è molto buono, però non è come questa. Un attimo che... Ah, ok, c'è il sole oggi, c'è il sole, ma secondo me fa un freddo di morte. Comunque, vediamo un attimino. Ah, vi faccio vedere. È di questo gellino schifosino, proprio, è una specie di gel che io mo non riuscirò mai con una mano a farlo venire fuori perché si è indurito. Ma vi dico che ne basta proprio un goccino goccino, cioè ne prendo proprio pochissimo e lo metto sulle labbra perché... Credetemi, io ho le labbra spaccate. Per di più, in questi giorni ho utilizzato una tinta più volte. Ecco, questo succede quando Rosa, vedete, è proprio tipo un piccolo gel. Un piccolo gel, sì. Ok. Questo basta per idratarvi un pochino le labbra. Ma l'altro giorno, con tanto l'altro giorno, sì, io dico l'altro giorno, poi era un mese fa. Un mese fa. Dico sempre l'altro giorno, a me è sempre l'altro giorno perché ormai è passato fu. Trovammo dall'OVS Outlet qui nella mia città questa crema e ci stavano proprio degli sconti e c'erano le confezioni, quindi c'era la crema e forse la crema mani vicino, non so che cacchio ci avevano messo. Comunque, il fatto che ci fosse quell'altra cosa che io non utilizzavo mi ha fatto, diciamo, pensare di non prendere questa, perché comunque il kit costava sui 22 euro. Però, ragazzi, io mo sto pensando che se ci vado, io penso di andarmela a prendere alla prima occasione, se ci sono ancora quei kit, perché già lei da sola io so che costa sui 20-25 euro. Ovviamente il kit a 22 euro conviene. Io là per là pensavo, dato che era un attimo che mi appoggio, dato che era il periodo prenatalizio, avevo pensato magari di non prenderla perché mi servivano i soldi per fare i pensierini e cose così. E quindi ho detto: vabbè, se mi devo fare un autoregalo, magari preferisco farmi altro e non la crema. Però secondo me ho sbagliato perché dovrei andarmela a prendere, anche perché non solo mi aiuta quando le labbra sono molto secche, mi aiuta quando la pelle si screpola proprio tanto e quindi me la metto prima di andare a dormire, tipo nelle zone intorno al naso, la mattina come se nulla fosse,
E per di più, quando mi faccio il baffetto alla Sanchez, questa è l'unica che mi fa togliere il rossore dopo 30 secondi. Cioè, io posso metterla qualsiasi, la cosa più biologica e naturale del mondo, ma non mi fa proprio niente. Questa qua, io l'ho finita così, cioè con questi utilizzi qua, magari lo so che è piena di schifezze, ragazze, questa è piena piena di schifezze, non è una crema biologica, non è... Però credetemi, è una crema secondo me che tutte dovrebbero tenere in casa. Funziona da sollievo anche in caso di scottature, di quando state troppo tempo sotto al sole. Insomma, è un po' per tutto perché c'è scritto protettore della pelle, riparatore. Quindi, cioè. Andrebbe tenuta in casa secondo me, solamente che il soggetto qui presente non l'ha comprato. Comunque, adesso andiamo giù e vediamo se riusciamo a fare pure colazione, perché è anche ora. Io mi sono svegliata tardi, lo ammetto, ma non ho dormito, cioè mi sono svegliata tardi, ma non ho dormito, nel senso che è stato proprio un sveglia, cioè il mio cervello stanotte faceva, si spegneva e si accendeva, si spegneva e si accendeva, e quindi io stamattina sono più stanca di come stavo ieri sera. Comunque, andiamo a fare colazione. Allora, ragazzi, vi faccio vedere questa cosa. Queste sono due cose che mi sono state, diciamo, regalate da Sando Subito. Perché voi dovete sapere che Sando Subito si compra le cose, poi non le usa e io sono il suo scarico della monnezza. No, sto scherzando. Diciamo che lui già sa che quando compra le cose, poi dice: vabbè, se non mi piacciono, le do a te. Mo' vorrei capire come sono. Volevo fare i protein muffin mix stamattina, però ho notato che il forno è già occupato. Dato che mia nonna sta facendo una ciambellina e non vorrei che si smosciasse il tutto, se no mia nonna mi uccide. E quindi a sto punto stamattina proviamo a fare la protein mug cake mix. Io nessuno dei due ho già provato, quindi non vi so dire come può essere sta roba. Però questa qua va fatta nel microonde e dato che il microonde è l'unica cosa che al momento non è occupata, mi sembra abbastanza facile come cosa da fare. Quindi si deve versare 50 g di preparato nella tazza, aggiungere 70 ml di acqua e cuocere a microonde a 800 watt, quindi dovrebbe essere al massimo, per 40-50 secondi fino a che non lievita. Si lascia riposare e poi si mangia. Proviamo a vedere un pochettino com'è e insomma poi la proviamo insieme, tanto facciamo le cose in diretta noi. Diciamo che mi è saltata fuori questa specie di pappetta, però ho usato il latte scremato perché là stava scritto o usate l'acqua o usate il latte scremato. Bah, vediamo. Allora ragazzi, questa è la mug cake. Adesso la caccio da qua dentro dopo che è cotta e vediamo un pochettino come si presenta. Però mo ho pensato che dato che mia nonna ha quasi finito di ultimare il suo dolcettino perché si è fatta una ciambellina per lei, adesso mi faccio pure i muffin così vedo se... Oddio, ci provo. Se li vedete, insomma, prossimamente, alla fine è lo stesso principio, cioè si mette la polverina, si mette il latte, si amalgama e poi si mette nel forno. Quindi vediamo poi magari pure i muffin come escono. Allora, amici, questa dovrebbe essere la mia colazione. Sto cosariello mi fa alquanto paura. Comunque, beh, c'è sempre lei, la mia tazzina meravigliosa. E niente, mo proviamo com'è. Questo intorno è skyr alla vaniglia. E ho paura di provare com'è sto coso. Come potete notare, ho già mangiato un poco di yogurt, ma ok, com'è sta cosa? È durissimo. È durissimo. Bisogna vedere com'è di sapore. Come sapore non è male, però secondo me la prossima volta ci devo mettere un po' di latte in più. Perché è duretto. Però con lo yogurt, accompagnato con lo yogurt, non è male. Secondo me potrei provare pure a metterci un poco di cioccolato fondente sciolto sopra. Devo provare a metterci più liquido perché è venuta molto, molto compatta. Però nel complesso non è malaccio come sapore. Mo' ho messo a fare i muffin, quindi vedremo dopo come sono anche i muffin, sempre questi My Protein. E niente ragazze, io mo faccio la colazione e dopo facciamo la lavatrice. E vi dovrei girare anche il video delle cose che ho comprato ultimamente perché vi faccio vedere. Ieri sono andata a Napoli.
fatto altri danni. E forse l'avrete visto su Instagram, non lo so. Comunque seguitemi su Instagram. Io non faccio tantissime stories, lo so, non sono così, come posso dire, attiva. Però, insomma, vi ho fatto vedere che avevo preso alcune cose. E niente, poi vabbè, ci sta questa che ve la devo far vedere per forza, cioè è meravigliosa. Vabbè, comunque vi farò un video a parte per farvi vedere le cose che ho comprato ultimamente. Non ho speso tanto con i saldi, cioè, o meglio, non ho trovato tante tante cose con i saldi, però sono sincera, non sono uscita più di tanto perché io ancora non ho la macchina. Alla fine, con la situazione della macchina, siamo riusciti a trovare un compromesso. Io sono felicissima. Perché vi dissi che il pezzo che si doveva cambiare alla mia macchina superava le 1000 paperelle, cioè le 1000 polpette. E quindi mio padre, insomma, prima di sbattersi con la testa nel muro, ho detto: papà, vediamo un attimino se riusciamo a sistemare la situation. Ho chiamato il servizio clienti Alfa Romeo, che è stato di una gentilezza allucinante, cioè non immaginavo. Tra l'altro, prima delle feste. E mi hanno ricontattato subito dopo le feste, avevo fatto questa segnalazione e hanno riconosciuto effettivamente che c'è questo danno. Cioè, nel senso, loro sanno che c'è questo problema funzionale alla macchina. Mi hanno però riconosciuto, però, insomma, già è una grande cosa perché la macchina sta fuori garanzia, l'80% del danno. Quindi noi dobbiamo pagare solo il 20% del pezzo e le spese insomma, del montaggio del pezzo. Comunque veramente siamo rimasti contentissimi, devo dire la verità, il servizio dell'Alfa Romeo è stato top, veramente grande. Ma poi anche la persona, diciamo, il perito, la signora che ha parlato con me, che mi disse tienimi aggiornata sulla situazione, insomma, così, è stata veramente molto molto gentile, quindi sono contentissima. L'unica cosa è che la mia macchina deve rimanere un'altra settimana in officina perché sto pezzo deve arrivare. E mi hanno detto che in realtà per questioni proprio di sicurezza è meglio se la macchina rimane là, perché comunque io l'ho portata perché il problema era grave. E niente, sono contenta così, è andata positiva. Insomma, vi sto aggiornando perché nell'altro vlog della volta scorsa vi parlai di questa cosa. L'unico problema è che sto senza macchina e per me stare, che sto fuori città comunque, stare senza macchina è una botta in fronte. Quindi niente, adesso devo aspettare tipo mio padre che mi porti, mio padre che mi accompagni di qua e di là, e non è bello, ecco. Però vabbè, l'importante è che mettiamo a posto sta situation e che la macchina dopo, sperando che sia sicura, ecco. E niente, vi volevo aggiornare su sta cosa perché non ve l'avevo detta. E magari adesso, dopo fatto colazione, metto a fare la lavatrice. Potrei anche girarvi se faccio in tempo il video delle cose che ho comprato. Adesso vediamo se riesco a fare in tempo perché ho un sacco di cose da sistemare. Perché ora che ho fatto gli esami ho lasciato abbandonato tutto, cioè ho tutto buttato. Voi non vedete queste, non ve le faccio vedere per una decenza mia personale, ma quello che io ho di fronte si chiama caos. Perché quando faccio gli esami, le dispense, le cose si accumulano su questo tavolo e diventa una cosa assurda. E vabbè, io adesso mangio e ci aggiorniamo dopo. Questo dovrebbe essere un muffin. Io vi posso solo dire che se lo butto vicino al muro mi torna indietro. Cioè, è molto duro. Voglio provare ad aprirlo in mezzo per vedere com'è, ma temo che insomma, l'effetto sia stata colpa mia perché l'ho tenuto forse in forno qualche minutino in più. Forse li dovevo cacciare subito. Boh. Comunque sono andata poco fa e ancora non erano cotti. Mo' nel giro di 2 minuti si sono fatti tipo di mattoni, cioè tipo, non lo so, penso sia la stessa sostanza dei mattoni che si usano nell'edilizia. Comunque, vabbè, voglio vedere come sono in mezzo. Allora, partendo dal presupposto che intorno si sono bruciacchiati, all'interno sono abbastanza morbidi, però. Allora, il problema è questo. Io dovevo mettere, per come diceva la ricetta, oddio, burro di cocco, una cosa del genere. Comunque,
Secondo me, sia per la mug cake che per questi, devo provare ad utilizzare l'impasto aggiungendo dello yogurt. Perché qui dentro si sente proprio che manca un qualcosa che dia un morbidezza, ecco, cioè che li renda un po' più umidi. Io sinceramente ci ho messo giusto un goccino di olio, ma perché comunque li volevo fare dietetici e se ci vado a schiaffare 3 quintali di cocco, di coso di cocco, come stava scritto là sopra, olio di cocco, cioè non ha senso. Però non lo so, così sono sincera, sono quasi immangiabili. Ora proverò, non so, vado a mischiarli nello yogurt, vedrò come fare. Diciamo che tra questo e quello forse è meglio la mug cake. Devo provare a metterci dello yogurt o qualcosina, però ripeto, non ho utilizzato la ricetta originale perché dovevo metterci più olio. Ma sinceramente, ragazze, cioè, fare una cosa dietetica e metterci 3 quintali di olio dentro non ha un senso, secondo me. A sto punto mi vado a fare un comune muffin, me lo faccio dietetico con la farina integrale e forse mi fa meno male di quello. Quindi. Non lo so, li ho fatti, comunque sì, li ho fatti cuocere troppo. Vabbè, comunque riprova la prossima volta, sarai più fortunato. Amiche, servizi di casa. A lavatrice. Allora, devo mettere a lavare le coperte che ho sulle mani. Non mi posso nemmeno appoggiare da nessuna parte. Salve. Allora, ma non mi vedete però perché qua non c'è luce. Ok, sì, ok. Sto mettendo i panni nella lavatrice, così che adesso faccio fare un bel lavaggio, perché oggi fa un freddo da cani, però in realtà c'è il sole, anche se non asciugheranno sicuramente, poi casomai li metto dentro al cosino che fa aria là, quel coso che vi feci pure là alla review, come si chiama l'asciugabiancheria, quello ad aria? Allora, mettiamo tutti i panni dentro. Ecco qua. C'è un calzino che non so perché sta qua. Comunque, vabbè, buttiamolo dentro. Voleva essere lavato lui. Ah, ecco qua. Allora, oh, qui dietro di me c'è il mio amico bagno. Sarebbe meglio fare così. Salve. Vabbè, ma tanto voi mi vedete nella mia quotidianità. Non fateci caso. Anyway, adesso devo. Ok. Allora, metto. Dove sta? Ecco qua questo. Allora, ce la faccio a farvelo vedere. Mi sta piacendo tantissimo questo Dixan. Io non sono una grande amante né del Dash né del Dixan. A me piace molto, non so perché, il General e Biopresto. Quelli mi piacciono. No, non era il Biopresto, qual era? Il General è quello là che mi piace ed è pure abbastanza economico. Però papà trovo questo qua in offerta alla lavanda. Devo dire, ragazzi miei, che non c'è male, mi sta piacendo veramente assai. E mi sono ricreduta sul Dixan. Allora facciamo così: metto come sempre un poco di questa che è l'ace, ne aggiungo un poco poco poco. Mamma mia, io faccio la lavatrice in media, vabbè, perché siamo solo io, papà e mia nonna. Ma in realtà io uso la lavatrice solo per le cose di casa e per i miei vestiti, oppure per lenzuola, cose così. Quelli diciamo più delicati, mia nonna preferisce farseli a mano. E sono sincera, pure io quando le cose sono nuove, sono delicate, alcune cose le lavo a mano. Lo so, sono del 1400, però io preferisco. Ora metto mezzo tappino di questo qua. Vai, vai che ce la fai. Ok, ragazze, preferisco, specialmente quando si tratta dei reggiseni che pago un sacco di soldi, preferisco che siano comunque insomma lavati bene, fatti in un certo modo. Ora vi devo spostare perché mi serve l'ammorbidente. Voi siete poggiate sull'ammorbidente. Un attimo solo. Allora vi faccio vedere. Ho ripreso lui, il Lenoir, questo qua, Lenoir.
Questo è quello concentrato, oro e fiore di vaniglia, raga, questo è il mio preferito proprio in assoluto. E poi ho voluto provare questo che mi sta piacendo tantissimo, ma veramente tantissimo, infatti penso che metterò questo. Ametista e bouquet fiorito, questo qua. Sono, raga, secondo me sono i migliori proprio in generale come ammorbidenti e Melania mi capirà. Comunque, ciao Melania. E niente, adesso quale uso? No, sì, no, vabbè, ho detto che devo usare questo, uso questo. Però mi piace, in realtà quello che mi piace di più è quello dorato, però diciamo che come ammorbidente a questo livello per ora l'unico forse che gli fa abbastanza. Allora, ci sono i coccolini, quelli là, quelli concentrati che non sono male, devo dire la verità, non sono male. Però, allora, ecco qua, penso sia la quantità giusta. Io non mi so regolare. Seguo più o meno quello che sta scritto dietro, ma non mi so regolare. E poi di solito di quello che sta scritto dietro metto sempre, cioè, c'ho la discarica, cioè, c'ho proprio la fabbrica dei rotoli di carta. Cioè, rispetto a quello che mettono loro sui detersivi, io metto sempre di meno e faccio risciacquare di più, perché mi dà sempre la sensazione che le cose restino un poco, non lo so, come se rimanesse il sapone vicino. Non so se anche a voi succede questo, cioè se avete pure voi questa impressione. Ok, mettiamo il lavaggio a 30 gradi. Qui mi può capire Rosy, Rosy Makeup, amica mia. Anche io uso il bidone, tu usi la corda, io uso il bidone. Ma sinceramente perché secondo me caricano cioè poca acqua e quindi va a finire che si fa quella cosa schifosa vicino che mi dà fastidio. Comunque mo vabbè, ho messo a fare il lavaggio, posto tutto. Ah, e vi volevo far vedere questo anche che sto utilizzando, questo. Allora, questo qua devo dire non è male, mi sta piacendo abbastanza, non è a livello di quelli Lenor, però non è male, devo dire. Io sto a preparare il pranzo, ma vi voglio far vedere che giornata c'è oggi, cioè è una cosa spettacolare, ragazzi. Cioè, spettacolare. L'unica cosa è che fa un freddo esagerato, anche se io adesso, tipo, solo con la felpa sto bene. Però stamattina ha ghiacciato tantissimo. Questo è per far vedere le montagne dove abito io, vedete? Sto sulle montagne con Annette. Vabbè, basta, quindi niente, vi faccio salutare. Ciao, coso. Ciao, cane. Ciao, cane. Ciao. Che vuoi apparire anche tu? Ciao. Cane nano, ciao, ciao piccolo cane nano. Cane, è vero che abbiamo steso i panni? Dove sei, Jeffrey? Ciao, cane! Sei bellissimo, piccolo canide. Dov'è l'altro piccolo canide fastidioso? Abbiamo steso i panni, che bello. C'è una giornata oggi che veramente era un peccato non fare la lavatrice. Quindi adesso si asciugheranno. Amici, salve! Allora, cioè, i soliti salti temporali dei miei vlog, fu notte, cioè sta per fare sera praticamente, sono quasi le 6 e come potete notare qui c'è sempre lui, l'amico stendino, con i panni sopra. Non ho messo quello, diciamo, il palloncino, quel coso, diciamo, che caccia l'aria calda, perché in realtà, stranamente, si sono quasi asciugate del tutto. Perché oggi è stata una giornata, vi ho fatto vedere, una bella giornata e poi nel pomeriggio è stato molto ventilato, quindi si sono asciugati proprio una meraviglia. Li faccio stare un po' vicino al termosifone stasera, quando attaccherà il termosifone, così finiscono di asciugare e poi me li piego. Ma voi che ve ne frega? Vabbè, ma comunque ci facciamo compagnia. Questo ho fatto io oggi. Queste erano le dispense dell'esame di spagnolo che ho fatto da poco. E cioè, ecco perché io stavo esaurita praticamente. Solo queste erano per lo scritto, tutte queste cose qua. Quindi, insomma, immaginate quanto tempo ci ho messo.
In ogni caso, vabbè, adesso sto raccogliendo un po' tutte le cose perché così faccio un po' spazio sul tavolo che è qua dove sto io, dove studio. In realtà voi mi vedete quasi sempre in questa stanza, ma questa per me è una delle stanze più vissute della casa. E stavo per fare una cosa. Ragazzi, quando uno non sta bene, no? Lo vedete sto coso? Questo è quel coso della Lidl che. Insomma, si è finito. Mi sono trovata molto molto bene, quindi prendeteli alla Lidl questi profumatori per la casa con le stecchette perché si sentono. Solo che l'altro giorno io andavo girando e dicevo: ma io ne devo prendere un altro, ne devo prendere, però costano intorno ai 3 euro. Mo 3 euro non è, cioè, alla fine per il costo dei normali deodoranti per la casa, profumatore è molto più alto. 3 euro, questo qua devo dire la verità. È stato molto molto buono, però ho detto vabbè, mo devo trovare un modo per utilizzare, cioè per ricaricarlo. E che cosa ho pensato, genio del male che non sei altro? Tu non stai bene, Rosa, sappilo. Non ce l'ho con te che stai guardando il video, ce l'ho con me stessa, perché me stessa è una brutta persona. Tengo praticamente tutti questi campioncini, vi faccio vedere. Avete presente quei campioncini che vi danno tipo nelle profumerie? Questi qua che magari voi non utilizzate. Questo per esempio magari ho usato, ma io sono anni che ce li ho sti cosi. Mi ero scordata di averceli buttati. Vedete? Sono tutti campioncini di questi qua così. Molti di questi io non li uso perché non mi sta bene proprio il profumo che hanno addosso. E ho pensato, e se li metto qua dentro e poi lo riempio di acqua e vediamo se funziona? Tanto pure stanno, cioè, sti cose stanno buttate, si stanno autolesionando, cioè stanno, non lo so, si stanno comunque consumando da sole, perché quello poi alla fine il profumo evapora ad un certo punto, quindi, e ho detto, secondo me, ci devo fare il pensiero, e quindi adesso mi metto a fare questa grande genialata, e dopo magari mi guardo le mie meravigliose casalinghe disperate. In ogni caso, io adesso chiudo il video perché penso che sto vlog si era diventata una cosa lunghissima. Però vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Scusatemi che sto messa malissimo, però voi lo sapete, io non è che mi trucco per fare il video o così, ma non perché non abbia rispetto nei vostri confronti, ma perché penso che, cioè, se vi devo far vedere la mia quotidianità, le mie cose, magari non capita sempre che io mi trucchi quando sto a casa. E ci vediamo presto, spero in un prossimo video. Ciao!